No, non perdetelo il tempo, ragazzi. Non è poi tanto quanto si crede. Date anche molto a chi ve lo chiede. Dopo domenica e lunedì vanno le nuvole coi giorni di ieri. Guardale bene e saprai chi eri. Lasciala andare la gioia che hai. Un giorno forse la ritroverai. Camminano le ore, non si fermano i minuti, se ne va. È la vita che se ne va, se ne va. Di domani nessuno lo sa. Dopo domenica e lunedì, no, non perdiamolo il tempo, ragazzi. Non è poi tanto quanto pensate. Dopo l'inverno arriva l'estate. E di domani nessuno lo sa. Dopo domenica e lunedì, no, non perdetelo il tempo, ragazzi. Non è poi tanto quanto si crede. Non è da tutti catturare la vita. Non disprezzate chi non ce la fa. Vanno le nuvole col giorni di ieri. Guardale bene e saprai chi è. È così facile la giovinezza, non consumatela nella tristezza, dopo domenica e lunedì. Oh,
sentiamo di pregarti, Signore, per te. Signore, Cristo, tu ci raccogli, ci riunisci per farci diventare la tua famiglia e per farci vivere bene tra noi. Ma noi, a volte dimentichiamo, non sappiamo condividere le cose belle che tu ci hai dato. Cristo, per te. Cristo, per te. Signore, siamo qui oggi per nutrirci del pane della tua parola e del pane della comunione. Noi spesso però non siamo attenti e riconoscenti per i tuoi doni, Signore, per te. Signore, e noi membra del suo corpo viviamo nella speranza di raggiungere Cristo nel suo nostro campo di lavoro. A Teofilo, di tutto quello che Gesù fece e insegnò dal principio, fino al giorno in cui, dopo aver dato istruzioni agli apostoli che si era scelti nello Spirito Santo, egli fu assunto in cielo. Egli si mostrò ad essi vivo dopo la sua passione, con molte prove. San Paolo apostolo di Gesù, fratelli, Dio del Signore nostro Gesù Cristo, il Padre della gloria, vi dia uno spirito di sapienza e di rivelazione per una più profonda conoscenza di Lui. Possa egli davvero illuminare gli occhi della vostra mente per farvi comprendere a quale speranza vi ha chiamato, quale tesoro di gloria racchiude la sua eredità per sé. Qual è la straordinaria grandezza della sua potenza verso di noi credenti, tutti noi presenti a questa liturgia sentiamo di trovarci, penso, fortemente partecipi del clima di gioia, di celebrazione, innanzitutto perché Gesù è presente tra noi con il giorno della sua parola, ma poco anche dell'Eucaristia, ma anche perché insieme a questi piccoli, la comunità, tutti noi, abbiamo percorso un cammino di fede attraverso l'ascolto più attento della voce di Dio in noi, di un'intensa preghiera. Anche oggi, come una volta, ormai da tanti anni, la Vitelli sa riempire il cuore di una vita, che è la sua persona, la sua presenza viva nella comunione, al suo corpo e sangue preziosi che noi accoglieremo oggi nella messa di Dio. Ascolta il Signore. È segno
segno della festa e della gioia di tutta la comunità per la prima comunione dei nostri bambini. Ora un cielo e una veste bianca, simboli della nostra fede, accolta come dono di Dio nel battesimo. Il Signore tenga sempre viva e sappiamo della nostra fede con la sua continua presenza. Viene portato il Vangelo. Insieme ai bambini della nostra comunità, quest'anno ha letto e pregato il Vangelo secondo Matteo. Il Signore ci faccia sentire una forte sede della sua parola, che illumina e dà significato alla vita. Portiamo anche il catechismo e un quaderno della catechesi. I bambini vogliono così ringraziare il Signore che anche con questi strumenti li ha accompagnati quest'anno nella scoperta del suo amore. Vengono loro offerti un pane e un grappolo d'uva. Li portiamo con il vivo desiderio che il Signore benedica il lavoro e le fatiche di tutti gli uomini, in particolare il papà e le mamme di questi bambini. Ora un gesto con dei piccoli sacramentali, con il frutto di qualche sacrificio quaresimale dei bambini. Sono dei risparmi che vogliono essere di aiuto a sfamare i tanti cuori del mondo, a non sentirsi soli. Infine, i bambini portano all'altare il pane e il vino per la Santa Messa. Cambierà il suo corpo il sangue prezioso. Questa trasformazione è il mistero della nostra fede. Diventi per tutti noi anche evento di salvezza. Doni coraggio, forza, gioia alla nostra vita.
quando i bambini fanno oh, c'è un topolino. Mentre i bambini fanno oh, c'è un cagnolino. Se c'è una cosa che ora so, ma che mai più io rivedrò, è un lupo nero che dà un bacino a un agnellino. Tutti i bambini fanno oh, dammi la mano, perché mi lasci solo? Sai che da soli non si può, senza qualcuno nessuno può diventare un uomo. Per una bambola un robot, bot, bot, magari litigano un po', ma col ditino ad alta voce, almeno loro, fanno la pace. Così ogni cosa è nuova, è una sorpresa, è proprio quando piove, i bambini fanno oh, guarda la pioggia. Quando i bambini fanno oh, che meraviglia, che meraviglia. Ma che scemo vedi però, però. E mi vergogno un po' perché non so più fare oh, e fare tutto come mi piglia. Perché i bambini non hanno peli né sulla pancia né sulla lingua. I bambini sono molto indiscreti, ma hanno tanti segreti come i poeti. Nei bambini vola la fantasia e anche qualche bugia, oh mamma mia, bada. Ma ogni cosa è chiara, trasparente, che quando un grande piange, i bambini fanno oh, ti sei fatto la bua, è colpa tua. Quando i bambini fanno oh, che meraviglia, che meraviglia. Ma che scemo vedi però, però. E mi vergogno un po', perché non so più fare oh. Non so più fare una collana. Finché i cretini fanno, eh? Finché i cretini fanno, ah. Finché i cretini fanno, boh, tutto resta uguale, ma se i bambini fanno, oh, basta la vocale, io mi vergogno un po', invece i grandi fanno no, ah. Io chiedo asilo, io chiedo asilo, come i leoni, io voglio andare a gattoni. Sulla pancia, né sulla lingua.